Lei ha avuto il bene di avere le attenzioni di Salvini, no? Dopo quello che ha detto a Propaganda Live, l'ha più sentito, tra virgolette? No, ma insomma, ma con lui bisogna fare così, insomma, che è una persona, secondo me, che poi alla fine, al di là di questa aria necessariamente elettorale che deve mantenere, secondo me poi è uno che sotto sotto giocherebbe pure, diciamo. In quell'occasione secondo me l'ha dimostrato, perché insomma era una trappola fin troppo scoperta, c'è voluto cadere perché c'è caduto, insomma. Però noi facciamo il nostro, lui fa il suo lavoro, noi facciamo il nostro, noi provochiamo, dissacriamo, facciamo vedere che il re è nudo e lui fa il re se è capace di farlo. Torno al rapporto tra infelicità e comicità, è sicuramente vero, no? Che esiste un rapporto, lei interpretò il Tonino sommamente infelice, no? Scusate il ritardo, lo diceva Totò, lo diceva Macario, lo ha detto più recentemente Robbie Williams. Io in lei non ravvedo questa infelicità del comico, poi non so se c'è. Sì, normalmente quando sto nel privato, proprio perché ci tengo, ci terrei a far credere e pensare di me che sono un gran comico, di solito sto negli angolini da solo, triste, non parlo, non do confidenza a nessuno, perché vorrei che poi qualcuno lo dicesse, diceva no, nell'arena, poi nel privato era molto serio, molto. Ogni tanto mi scappa, perché sono, come dire, sono gioviale, sono simpatico, e quindi mi scappa di ridere, e là però mi tarpo, perché sennò mi rovino la mia qualifica di grande comico, ma alla quale ovviamente tengo, diciamo. Senta, lei si è dedicato anche alla regia, nel rapporto familiare con il suo suocero ha appreso qualcosa avendo avuto la possibilità di un confronto così alto? Fortunatamente ho imparato tante cose, ma che non avevano a che fare con la regia, ma avevano a che fare invece proprio con la vita, con la qualità delle idee, con la necessità di conservare la passione. Ho imparato tante cose straordinarie che fortunatamente fanno parte del suo bagaglio e mi consentono, come in questo caso, di ricordarlo con grande passione. Un'ultima cosa, so che lo devono portare via. Lei di recente ha raccontato questa storia, che veniste citato in giudizio per vilipendio alla religione per via dello sketch Annunciazione. Come andò in realtà e perché in particolare c'erano con l'Arena Gabriele? Secondo alcuni gruppi di Azione Cattolica era vilipendio della religione. Ci hanno detto che dovevamo andare dal giudice e ovviamente dire quello che era vero, cioè che non volevamo vilipendere la religione di Stato, e questo riguardava gli autori. Gli autori potevano dire che non vilipendevano la religione. Massimo faceva un personaggio che non era manco la Madonna, ma era la moglie di un pescatore. Enzo passava in scena dicendo che forse era un cherubino. Il giudice si incarognì con me perché mi chiedeva perché io facevo Gabriele, l'arcangelo Gabriele, invece che era mezzo scimunito e pure cieco, così. E lì ho avuto qualche problema, ma insomma, alla fine mi hanno lasciato perdere pure a me, diciamo.